hanno in qualche senso, insomma, nel senso di parlare del Tesino e della viabilità del Tesino, una loro affinità, però sono diverse, nel senso che la prima si pone come oggetto ed obiettivo la strada provinciale 78 e quindi la soluzione di una serie di problemi legati a questa. La seconda, ampliando il raggio di azione provinciale anche a collegamenti, tunnel, si occupa di più invece di sollecitare a fare quella variante del Tesino che invece abbiamo appena, non appena, che abbiamo nel bilancio, no, dichiarato come un'opera che slitta a dopo il 2018. Quindi, come dire, sono due cose fra loro anche legate, però le mozioni sono diverse. Allora, per queste ragioni io le tratterò differenziate. La prima, quella proposta da Simoni, dal consigliere Simoni, trattando anche in questo caso distintamente la premessa dalle conclusioni. Anticipo che sulle conclusioni siamo d'accordo, sulla premessa no, quindi chiederò se lo riterrà opportuno di separare, insomma, no, il dispositivo dalla premessa. Non siamo d'accordo sul dispositivo perché questo contiene, insomma, alcuni elementi che non corrispondono alla realtà. Ovvero, si dice per esempio che questa strada sarebbe caduta praticamente in disuso se si fosse fatta l'altra opera. Non è così, comunque non c'è mai stata, insomma, una versione della variante del Tesino che non abbia comunque considerato la strada 78 come una strada di importante passaggio, indipendentemente da tutto. Si dice che le azioni della provincia sono azioni palliative che vengono fatte di volta in volta senza avere una strategia, senza che abbiano un senso vero, no? E invece non è così. Allora dopo le consegnerò quello che ho consegnato anche ai sindaci e all'amministratore qualche giorno fa, cioè una relazione nella quale viene assolutamente dimostrato che la provincia autonoma di Trento non ha mai sottovalutato l'aspetto della strada provinciale 78, che dopo gli interventi di urgenza fatti l'anno scorso si è proceduto ad un'approfondita e seria analisi geologica, i cui risultati sono qui contenuti, facendo 40 punti quasi di monitoraggio, mettendo insieme, insomma, anche punti nei quali sono stati inseriti degli inclinometri per vedere dove e come le frane che già ci sono e insistono si muovono su questo territorio e verificando e alla fine stabilendo una strategia di intervento. Costruita certo dai nostri uffici tecnici, geologici e quant'altro, che dice sostanzialmente questo: noi dobbiamo sostenere la strada a monte, ma dall'altra dobbiamo cercare di intervenire per sostenere il movimento franoso a valle. Questo si ottiene con altri interventi vicino al fiume Chiepena, eccetera, eccetera. Insomma, no? Quindi c'è, e non sto qui a soffermarmi, le consegnerò però dopo queste alcune slide per dire che non solo c'è stata un'analisi approfondita del fenomeno che è durata più di un anno, ma c'è una strategia, c'è un intervento e questo intervento non è ipotizzato, è progettato, è finanziato e si sta eseguendo esattamente in questo momento. Quindi le premesse a cui lei fa riferimento, dovute probabilmente anche un po' al clamore, no? Che una protesta, eccetera, hanno suscitato, sono premesse molto superate, no? Perché, come le ho detto, siamo molto più in là, no? Di quanto in qualche maniera richiesto. Però nel dispositivo poi si dice andate avanti, fate veloce, date importanza a questa strada, su questo non possiamo non essere d'accordo perché è esattamente quello che facciamo. Allora, anche per venire incontro, no? A una comune volontà, quello che dice la Giunta è separiamo il dispositivo dalla premessa. Sulla premessa noi non siamo d'accordo perché ciò che viene detto è o impreciso o comunque molto superato, siamo invece d'accordo sul dispositivo. Altro conto è la mozione proposta dalla Lega, dove al di là degli aspetti legati alla galleria collegherebbe il Primiero col Vanoi, il cui costo stimato, vorrei precisare, si aggira intorno ai 534 milioni di euro, o a quella tra il Vanoi e la Valle di Fiemme, che costerebbe altri 500
milioni di euro, cioè circa un miliardo di euro, no, me lo dico per precisione, perché altrimenti noi siamo accusati di avere visioni, no, come dire, spendaccione, ma insomma, in qualche modo, ecco, teniamo presente che quando si fanno certe proposte bisogna tener conto anche che abbiamo appena presentato un bilancio in cui abbiamo detto, credo con grande onestà e chiarezza, che insomma le risorse sono queste, c'era una programmazione di 1.800.000.000 e di questi 470 sono stati tagliati, insomma resta una programmazione di 528.000.000 di euro, compresa la manutenzione straordinaria, che quindi eravamo e siamo costretti a fare delle scelte. Fra queste scelte c'è stata quella appunto fatta in occasione del bilancio di spostare più in là appunto due opere, no, importanti come la circonvallazione di Pinzolo e quella del Tesino, perché se le avessimo concluso, se avessimo concluso l'appalto, non avremmo avuto i soldi per pagare gli stati di avanzamento lavori. Non so se questo è chiaro, mi pare un atto di alta responsabilità quella di evitare di fare e procedere con appalti dei quali non avremmo avuto la certezza di poter sostenere i costi. Non possiamo certo partire per partire e poi lasciare che per strada le imprese insomma restino senza i pagamenti dei saldi da parte della pubblica amministrazione. Questo lasciamo che succeda altrove. Ecco, allora, laddove questa mozione ovviamente chiede di dare come prioritaria la realizzazione della variante del Tesino, laddove dice a realizzare nel più breve tempo possibile e quant'altro, non è assolutamente, insomma, questo devo dirlo, accettabile da parte nostra, perché abbiamo appena fatto e dichiarato, prendendoci anche una responsabilità, insomma, qual è la situazione reale anche delle finanze della provincia. Quindi non possiamo approvare un bilancio che dice una cosa e fare degli atti come quello di revocare i bandi per confermarla, no? ed essere coerenti con questa scelta e poi venire qua e dire di sì a mozioni che invece sostengono, come dire, l'esatto contrario. Ecco, allora, pur comprendendo le ragioni per cui la variante del Tesino è importante, le abbiamo sostenute anche noi, se qualche amministrazione avesse spinto all'epoca in cui c'erano soldi e volontà e capacità, no, di spesa, avesse spinto per chiudere invece che per frenare, no, ecco, forse saremmo qua a inaugurarla la variante del Tesino, però così non è stato e sul latte versato insomma è inutile versare lacrime. Ecco, allora, come dire, la mozione di Simoni, se viene spaccata, ho detto come siamo disposti a votare, sulla seconda invece il parere della Giunta è negativo. Siamo in